Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare la parte della zona Safari di Hoenn con alcuni nuovi Pokémon che potremo catturare e soprattutto andremo a battere, a affrontare comunque la Spike Queen Lucy, la prossima allenatrice della Battle Frontier. Quindi, senza ulteriori indugi, vi faccio vedere la mia squadra costituita da Donphan, Pikachu, Snorlax, Sceptile, Corphish e Swallow. Ash nel cartone animato contro Lucy utilizzò Donphan e Pikachu e penso che noi faremo lo stesso, dato che sono entrambi due Pokémon forti che possiamo tranquillamente utilizzare, a differenza di 2 episodi fa in cui avremmo dovuto usare Corphish e Swallow, ma vi ho fatto vedere che con Corphish e Swallow la sfida era praticamente impossibile. Avremmo dovuto sperare che i loro Pokémon fallissero in continuazione, o avremmo dovuto ingegnarci per qualche tattica particolare, che sicuramente non ne sarebbe valsa la pena per tirar giù semplicemente una lotta in doppio. Quindi, detto ciò, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e facermi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Ash e della Spike Queen Lucy, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora, andiamo immediatamente nella zona Safari. Salve, welcome to the Safari Zone. Vai, vai. Paghiamo questo obolo di 500 poche dollari e entriamo. Cara vecchia zona safari. Allora, la parte di Johto si era aperta di qua, era questa. La parte di Hoenn non è questa. Ok, scendiamo allora. Va bene, Pokémon random. Vuoi vedere che c'è un Chansey così a caso? No, ovviamente no. Vorrei andarmene, grazie. Allora, forse è questa? No, questa è la parte di Johto, mi sa proprio, eh. Questa era la parte di Johto. Vediamo un po' che Pokémon escono per sapere se è la parte di Johto oppure no. Sì, era quella di Johto. Come vedete qui c'è Mareep. E a questo punto la parte libera è da quest'altra parte. Per forza. Di qua. Eccola qua. Questa è la parte di Hoenn. Iniziamo ad esplorarla per vedere se ci sono gli strumenti. Eccoli lì. Strumentini. È Tropius, uno dei Pokémon che ancora ci mancano. Tiriamo una Ball, sperando di prenderlo. Catturare Pokémon nella zona Safari è sempre difficile perché sono Ball ovviamente non particolari, non speciali. Quindi non si possono usare Velox Ball, non si possono usare Dusk Ball, ovvero Scuro Ball. Cioè non si possono usare Ultra Ball o cose di questo tipo. Bisogna solamente sperare nella fortuna. Per fortuna Tropius l'abbiamo preso. Ecco qua, altra aggiunta al nostro Pokédex e al nostro Living Index. Ecco fatto. Prendiamoci anche questo strumento che è un calcio, va bene, calcio in quel posto, speriamo di no. Allora, qui sopra c'è Brock, però prima di andare lì andiamo a esplorare il resto della parte di Hoenn. Un Gardevoir, ok, la linea evolutiva di Gardevoir, compreso Gallade, l'ho già tutta. Quindi non è di nostro interesse Gardevoir. Che esce di nuovo imperterrito e si è offeso. Anzi, si è offesa, quella era una donna. Era una femmina. Vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante. Forse qui c'è uno strumento. Vediamo, eh. Oh, un Bagon! Lui sì che è interessante. Proviamo a catturarlo. Non so quanta probabilità ci sia nella cattura di un Bagon e soprattutto nel trovarlo, Bagon. Perché boh. Qui troviamo una pepita nascosta, quindi prendetela. Non fatevela sfuggire. E lì dietro c'è un altro strumento. Poi mi sa che la zona Safari si conclude. A Vigoroth ho già tutta la sua linea evolutiva, quindi non ci interessa. Vediamo chi altro esce. Un Vibrava, ecco, lui invece può interessarmi. Proviamo a prenderlo perché devo farlo evolvere in Flygon. Quindi averne uno in più non fa mai male. Non se riusciamo a prenderlo, eh. Certo, sarebbe molto più facile andare a catturarlo nel deserto dell'isola di Zabe. Però, dai, buono, l'abbiamo catturato qui, quindi ci risparmiamo un viaggio, un ritorno ad Hoenn. No, non vorrei dargli un soprannome, grazie. Perfetto, prendiamo quest'altro strumento che è una pietra idrica. E tornando indietro vediamo se ci esce ancora un Bagon, speriamo. Ha uno Swablu? No, grazie, abbiamo già sia Swablu che Altaria. Torniamo indietro, andiamo verso Brock. Beh, però fammi uscire un Pokémon anche in questa erba alta, grazie. Vediamo cosa esce. Un altro Bagon, dai, che culo. Proviamo a prenderlo. Sarà tosta prendere Bagon.
Vediamo, se riusciamo a prenderlo. No, ci avevo sperato, sinceramente. Ci avevo sperato tantissimo. Ciao, buonanotte, prendere Bagon, davvero. Adesso fugge? No, non fugge, è strano. Dopo io certe volte mi arrabbio con i Pokémon della zona Safari e tiro un sasso a un certo punto perché mi rompo le balle. Niente, questo fugge da solo. Beh, tornerò qui per i cavoli miei, magari fuori dal video, per cercare appunto di catturare tre Bagon, perché è bello che dovrò prenderne tre. Oh, un Beldum! Questo lo prendo volentieri, per farlo evolvere in Metang. E potenzialmente anche in Metagross. Niente, se ne va pure lui. Niente, ragazzi, ho una sfiga totale. Andiamo a prendere Brock allora. Ehi, hey, Glacial, hai visto il Battle Pike laggiù? Ci sono così tante belle ragazze. Non riuscivo nemmeno a contenermi. Stai andando a sfidarla? Beh, se non puoi nemmeno battere me, non meriti di farle sprecare tempo. Beh, Brock, tu sei un simpaticissimo ragazzo. Quindi smetti di fare queste cose. Allora, andiamo con Donphan. E andiamo con Earthquake. Ecco qua. Vai Earthquake, non abbiamo mosse di tipo fuoco per combattere il suo Fortress. Quindi ci accontentiamo di Donphan. Manderei in campo Marshtomp, lasciamo tranquillamente Donphan. E andiamo ancora di Earthquake. Può tirare giù tutto Donphan con Earthquake. Bonsly, ma assolutamente sì. A livello 5 tra l'altro, no, poverino. Poverino questo Bonsly. Oh, penso che tu possa andare. Assicurati di andarci piano con lei, ok? Perché te lo vuoi portare a letto, oh, Gary e Brock? Non sarebbe meglio se io tipo ci andassi invece pesante e tu poi andassi lì a provare a consolarla? Non sarebbe una tattica migliore? No, eh? Allora, Battle Pike. Capo, Pike Queen Lucy. Vai, è tutta nostra. Allora, salve. Which path should I pick? I don't want to pick wrong. Questo non vuole scegliere la via peggiore. Boh, va bene, la via sbagliata. Ho tutta la fortuna di questo mondo. Questa battaglia sarà davvero facile. Ok, diamoci una curata ai Pokémon molto velocemente, anche se non penso che serva. E qui dobbiamo scegliere a caso. Beh, andiamo prima in questo, dai. Lucy è in uno di questi 5 passaggi. Vuoi provare a prendere questo? Ma certo che sì, vediamo cosa importa. Un Max Revive. Meglio di non aver preso Lucy, scusami. Meglio così. Prendiamo il secondo, vediamo che se c'è un allenatore, credo. Not your luck day, non è il tuo giorno fortunato. Va bene. Ma in realtà io spero di prendere tutti i Pokémon diversi a questo punto. Ah, contro Charizard. Ma meglio di così, ragazzi, c'è Rock Slide, lui vola. Addio, Charizard. Cioè, meglio di così. Io non voglio ottenere, non voglio prendere la tipa, spero di non prenderla. Spero di prendere tutti gli altri. Suppongo che sia in centro. Proviamo ad andare qui, ok. Una Sacred Ash, ma è potentissima questa, eh. È lo strumento di Ho-Oh. Vediamo se lei è qui. Azz! Non ho preso il posto centrale, non posso uscire, vero? Dovrò batterla. Certo, lo spread è un po' bruttino, questo qui fuori. Però dai, andiamo. Lucy. Benvenuto nella Battle Pike. Il mio nome è Lucy. Most people think that planning or strength are the way to go for battle. Molte persone pensano che la pianificazione e la forza sono i modi migliori per combattere. Beh, potrebbe anche essere vero, ma non puoi mai sottostimare il potere della fortuna. Vediamo chi ne ha di più. Va bene. Andiamo con Donphan e Pikachu. E andiamo a sfidare Lucy. Eccola qui. Pike Queen Lucy. Si va Hypermandy, davvero? Contro Donphan? Mi sa che non sei stata molto fortunata, eh? Ha Flamethrower però, questo fa male. Anche il mio terremoto però fa male, caro si Viper. Livello 60 per Donphan e lei manda Milotic. Mi sa che non sei stata molto fortunata, te lo ripeto. Mi sa proprio che con la scelta dei Pokémon Ash questa volta ho fatto una buona scelta, eh? Andiamo di Thunder Punch su Milotic. Minchia, l'ho disintegrata. Disintegrata con il mio Pikachu, che ricordo essere fisico, attaccante fisico. Abbiamo sconfitto Pike Queen Lucy. Abilità, forza e fortuna. Le hai tutte. Grazie. Ti sei guadagnato il simbolo fortuna. Grazie mille. Ti suggerisco come prossimo posto di andare al Battle Palace, al Palazzo della Battaglia.
è collocato su un'isola vicino all'isola Cannella. Quindi prenderei una barca da lì. Ok, grazie. Congratulazioni per la vittoria, grazie mille. A questo punto possiamo sfruttare gli ultimi passi che ci rimangono nella zona safari. No, veniamo subito sbattuti fuori, ok. Va bene. A questo punto allora possiamo andare direttamente a Cinnabar Island. Vediamo un po', eh. Beh, ci possiamo anche volare direttamente senza andare al centro Pokémon. Allora, Cinnabar Island, eccola qui. Immagino che sia questo. Cinnabar Volcano, Cinnabar Gym. No, questo allora. Metallic Island, Battle Palace, eccolo qui. Ci sarà magari un traghetto ad aspettarci. E lo prenderemo. Allora, prima andiamoci in accurate Pokémon. Ecco qua. Che magari là si deve combattere di brutto subito. Mettiamo in ordine il nostro bel Tropius. Eccolo qui. E Vibrava. Mettiamo subito Vibrava che è facile. Eccolo qui. Lo faremo evolvere in Flygon. Mentre tu, Tropius, sei il numero 357. Quindi sei qui. Eccoti qua. Easy. Inizia piano piano a completarsi anche il Pokédex di Hoenn, il Living Dex di Hoenn. Piano piano. Abbiamo ancora un po' di Battle Frontier da usare, da sfruttare per completare il Pokédex di Hoenn. Bene. Eccoci qua. Vediamo se ci potrà portare all'isola metallica, questo tipo. Eccolo qua, Metallic Island. Andiamoci. Ma qui all'inizio di Metallic Island, questo video, questa parte un po' più corta delle altre, finisce qui. Abbiamo sfidato e battuto Lucy e in questa parte, nella prossima anzi, andremo a sfidare e molto probabilmente a battere il prossimo capo della Battle Frontier. Io quindi vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, a commentare e a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!